Salve a tutti, sono Chiara e questo è il mio primo video su YouTube e volevo registrarvi alcune recensioni su alcune blind box e blind bags e solo dei Pokémon e quello di Hello Kitty. Allora, l'uovo dei Pokémon l'ho già aperto per portarmi avanti ed era praticamente questo. Io l'ho trovato al supermercato a 4,99, 5 euro. Questo qui, e poi ho preso anche questo qui di Hello Kitty per vedere cosa c'è dentro, c'era dentro. Allora, io l'ho già aperto appunto per portarmi avanti e con quello dei Pokémon ho trovato questo, che presuppongo sia un portachiavi. Apriamolo. Visto anche un video di Nesetime che lo apriva poco fa, infatti trovate questo. Questa Pokéball, so anche che si possono trovare dei personaggi Pokémon, appunto. Questo è originale della Nintendo. Lo so che vedete al contrario, però dovrei comprarmi un cavalletto. Poi piano piano, insomma, farò tutto e vedrete la visuale diversa. Comunque, dicevo, questo è un portachiavi con il phone strap e con appunto il portachiavi a pallini classico. Non ci sono, diciamo, cioè è pitturato bene, non ci sono dettagli che non... Cioè è stato pitturato bene, diciamo, ecco. Poi ho aperto anche quello di Hello Kitty e ho trovato questa, che credo sia una spilla per capelli. Adesso l'apriamo insieme. Riesco ovviamente perché è piccolo. Esatto, è una spilla per capelli di quelle a clip. Ecco qua. Non so se lo riuscite a vedere. Una classica spilla per capelli a clip. Poi sono andata al McDonald's e ho preso le Happy Meal e praticamente ho trovato Rainbow Dash. Ne ho trovate due perché ho preso due Happy Meal pensando che c'era anche Twilight Sparkle, però penso sia finita perché non me l'hanno messa. E quindi questa probabilmente la scambierò, la venderò sulla pagina di Nesetime Blind Bags e Toys Italia oppure sull'altra pagina Blind Bags Collection Italia. Comunque le metterò in scambio o in vendita lì nel caso passate nella pagina e vedete che li metto lì in sostanza. Comunque la figure è non ci sono difetti di colorazione, è pitturata benissimo. C'è anche questo pettinino che le fa da base, diciamo da base per tenere la figure in piedi, anche se sinceramente si tiene in piedi da sola, però a me piace tenerla così, ecco, sopra la base. Così, niente, questa è la figure. Poi, sempre sono passata al Toy Center e ho preso questa blind bags del Playmobil serie 11. Non mi ricordo dove. Ah, ecco, era scritto qui sopra, ma l'ho aperta prima appunto per velocizzarmi. E il codice è questo qui, nel caso volete trovarla. E la figure è questa, già montata perché appunto l'ho aperta prima per facilitarmi un po', diciamo, per facilitare un po' l'apertura. Questa blind bag è appunto dei Playmobil serie 11 e classiche avvertenze non adatte ai bambini dai 3 anni, cioè dai 0 ai 3 anni e niente. Vediamo la checklist, ovviamente. Questa è la checklist. Questa qui. Io ho trovato questa che sarebbe, penso, una tipo Aladino, Aladin. Comunque, è fatta bene, non ci sono difetti, è colorata benissimo. E questa l'ho pagata
2,49 al Toy Center. Poi ho preso i Nam Noms, penso che lo conoscete tutti, la serie 1. Non sono stata lì a cercare i codici perché sinceramente qualsiasi cosa mi esca va bene, a parte spero di non aver trovato doppioni perché io ne ho anche un bel po'. Sempre al Toy Center e l'apriamo insieme. Queste blind box, scusate, sono sempre un po' difficili da aprire. Qua. Vediamo prima la checklist. Questa qui è la classica checklist. Penso che ormai l'avete vista da tutte le parti su YouTube. Questa è la checklist dove qui ci sono i cupcakes, credo. Sì. Qui ci sono i vari gelatini. A me sinceramente piacerebbe trovare questo, però cioè anche se ne trovo un altro, sempre se non è doppione, va bene. Nel caso se è doppio, appunto li scambio sulle varie pagine. Allora, vediamo cosa ho trovato. Oh, che carino! Questo cioccolato. Apriamo. Annuso. Ecco, questo sa di cioccolato, appunto. Cioccolato, bellissimo, buonissimo. Mamma mia. Adesso apriamo questo che è il lucidalabbra. Questo qui che si apre in questa maniera qua. E vediamo di cosa sa. Questo penso sappia di... Non riesco a capire bene, sinceramente. Vediamo dalla checklist. Allora, vediamo dalla checklist cosa ho trovato. Penso di aver trovato... Vediamo, vediamo. Questo qui all'arancia. Adesso vi faccio vedere. Questo. Che appunto sa di arancia, ma io sinceramente non... Sì, si sente proprio lievemente. E invece questo che è al cioccolato. Vediamo, vediamo. Credo sia questo qua. Questo. Guardate. Ecco, questo qui. Che si chiama Choco Cream. Infatti questo è fedele perché sa appunto di cioccolata. Buonissimo. Adesso come ultima blind bag ho comprato questa qui dei paciocchini Tootsies. Che anche questa ultimamente viene vista parecchio su YouTube, perché io ho visto parecchie recensioni di vari YouTuber. E apriamola. Io adesso, essendo che è la prima scatoletta che compro, devo capire. Ah, ecco qui, questi sono. Questo è lo sfondo, questo qui che è praticamente removibile, scusate, removibile, questo, bellissimo, dove poi verrà messo dentro appunto il paciocchino con il suo animaletto. Allora, vediamo la checklist. Vediamo un po', questa è la checklist appunto. Ecco qui tutta la checklist così. Non so se riuscite a vedere. Ok, e adesso apriamo appunto le due.
Allora, questi qui vengono sigillati in questi due sacchettini, dove qui c'è l'animaletto e qui c'è il paciocchino. E adesso lo apriamo e vediamo cosa ho trovato. Oh, che carino! Abbiamo trovato questo con la testa da koala. Appunto questo qui. E andiamo a vedere sulla checklist. Allora, tu sei, vediamo, questo qui, Mitch, questo qui, questo, ecco qua, dopo l'ho messa a fuoco. Dei migliori, però va bene, appunto vi ho detto che tra un po' la qualità dei video sarà migliore. Appunto, questa è la figure, è bellissima, devo dire. La testa è removibile, cioè nel senso si muove, scusate, non removibile, ma che si muove, ecco qua, così. Le braccine sono ferme e questo è appunto la figure, che ovviamente non si tiene in piedi. Va bene. Adesso apriamo appunto l'altra bustina. Vediamo cosa c'è. Che carino! Ecco qua cosa abbiamo trovato. L'elefantino. Che carino! Troppo bellino. Vediamo. Vediamo chi sei tu. Non lo trovo. È lui? Sì, è lui. Eccolo qua. Il nostro amico elefantino. Nome Chatter, forse si pronuncia. Eccolo qui. Ed è così. Ed è carinissimo, bello. Ecco appunto, queste sono le casettine, diciamo, dove mettere appunto i paciocchini. E si mette praticamente qui. Adesso il mio è rimasto incastrato. Allora, abbiamo detto, questo è lo sfondo, appunto. Si inserisce qua e qui ci va appunto il paciocchino insieme al suo amichetto. E in questo caso io non ho formato la coppia, perché appunto qui bisogna formare le coppie. Scusate, ma vogliono stare in piedi. Va bene, non vogliono stare in, non vuole stare in piedi. Ce la facciamo? Ce la posso fare, ragazzi? Ok, più o meno è così. Ecco appunto, qui al Toy Center potete trovare questi. E so che prendendone più di uno, appunto, si possono impilare qui. Possono impilare e volendo attaccarne tutti insieme in modo tale da formare, diciamo, una casetta, ecco. E quindi questo, non ci sono difetti appunto di colorazione, sono fatti perfettamente, sono molto molto carini. E niente, questo era il mio primo video appunto di recensione su blind box e sulle uova di Pasqua. Di seguito poi farò altri video su creazioni resina, quindi faremo scopriamo le creazioni in resina.
farò anche tutorial sugli slime. E niente, iscrivetevi al canale, cercate di farmi crescere. Spero che i miei video mi piacciono, anche se al momento sono un po' impacciata, ecco. E niente, iscrivetevi al canale appunto e ci vediamo alla prossima. Un bacio!